Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft SP, che se non erro dovrebbe essere il terzo. Prima di tutto, cosa fai? Perché fai? Ecco, prima di tutto voglio darvi alcune informazioni di servizio. Prima di tutto, le mie cuffie sono disperse in azione, quindi se in questo video sentite qualche rumore equivoco che non dovete sentire, che vi dà fastidio, non è colpa mia. E che le cuffie sono andate perse per il momento, quindi questa parte non sarà sonoramente perfetta come le altre. Poi, come vedete, ho già iniziato a costruire la casa per non farvi vedere tutta la noia assoluta, ma tanto per ora ho fatto assolutamente niente. Ho alzato un po' le mura e cose varie. Poi ho da darvi altre informazioni del tipo: sono andato un po' in esplorazione nelle vicinanze e ho scoperto che oltre al deserto, a quel bellissimo deserto che abbiamo là, c'è una giungla, e quindi la logica di Minecraft si vede ancora più precisa in questo caso, perché ovviamente un deserto è sempre compreso tra una foresta pluviale ed una e tra un bioma gelido. Adesso con l'ascia, che dopo vi farò vedere anche come si crafta, perché lo stick onestamente mi aveva rotto un pochettino le coglione, sono andato, come appunto, ad esplorare. Ho perso ciò che stavo dicendo. Cosa stavo dicendo? Sì, sono andato in esplorazione. E quindi la logica di Minecraft è estremamente corretta anche secondo questo punto di vista. È molto triste, lo so. Poi mi sono perso anche un paio di volte, perché come un idiota io ho seguito la striscia di sabbia all'andata, ma non mi sono lasciato delle briciole, e quindi mi sono perso tre volte e ho passato quasi un'ora per ritornare a casa. Poi non è che ci avrei perso più di tanto non tornare in questo tugurio, ma pazienza, l'ho ritrovato, quindi facciamolo. Quello lì non so cos'è, l'ho fatto in un momento artistico, sembra una cosa di maiale, guarda la T, epica. E quindi mi sono perso, però ho trovato molte cave in cui ho fatto anche un cammino di belle torce per poterci tornare senza perdermi per l'ennesima volta, e in questo modo poi andremo ad esplorare anche quelle cave nei prossimi episodi. Così mi sono trovato anche qualcosa da fare, avete visto che bravo? Avete visto anche quanto legno sono andato a catturare. Qua è il secondo piano. Perché non lo prendi? Perché ho finito lo stacco, ovviamente. Quindi è una... ho fatto qualcosa nell'assenza, in modo da non dovervi di nuovo riportare quelle parti veramente noiose, che neanche a me viene voglia di riguardarle, onestamente. Perché? Perché? Va bene, va buo. Delle parti noiose. E quindi guardate che bello il nostro terrazzo. Ho preso i materiali. Dopo vi farò vedere anche come si craftano i vari strumenti. E devo darvi anche un'altra informazione. In cava avevo trovato del ferro sotto. E come voi tutti saprete, con Shift, come faccio adesso, ci si acquatta e si va nel posto più esterno del bordo senza cadere. L'unico problema è che di Shift ce ne sono ben due. E io, come un idiota, ho premuto lo Shift sbagliato e sono caduto a picco nella lava, perdendo giù tutto ciò che avevo, che non era molto, ma era comunque qualcosa di bello, molto epico. Lì è la cava dove sono morto, che riporterò alla luce nelle prossime parti. E praticamente noi adesso andiamo avanti, perché ho trovato sia carbone che ferro, molte cose carine che ci permetteranno di andare avanti. Qua intanto, no, il legno non l'ho finito, perché guardate quanti ne ho presi, guardate quanti stack ne ho presi. XXD. Comunque, tornando a noi. Sì, no, scusate, stavo guardando una cosa. Sì, adesso dovremmo andare avanti con la costruzione della casa. Questo episodio lo incentrerò completamente a ciò. E quindi direi di... no, mi suonano il campanello, ragazzi. Scusate un secondo, perché sono solo in casa e non può andare nessun altro, quindi perdonatemi solo un secondo, torno subito, non ve lo stoppo perché non ne sono in grado, ma tento di fare il più veloce possibile. Sì?
No, io ora ero intento di immolare un capo a Zeus. Sì, in questo periodo molti riti pagani. Eh sì, lo so, però per il 30 febbraio dovrei essere libero perché in quel periodo non ce ne sono. Sì? Ok, allora potete tornare in quel periodo, io vi aspetto volentieri. Ok, arrivederci. No, aiuto ragazzi. Non so se avete sentito, spero di no, onestamente, ma sono arrivati i testimoni di Geova alla porta. I testimoni di Geova, rendetevene conto. Ma perché? Ma cosa ci fanno in giro a quest'ora quei tipi? Perché devono venire a rompere i coglioni a noi poveracci? Intanto qua faccio il figo, poi cadrò di fisso, ma io adesso faccio il figo. Ma perché devono andare in giro a rompere i coglioni a tutto il mondo? Dimmi perché. Hanno una funzione sociale? No, sono inutili. Vorrei cantare. Quasi quasi canto una canzoncina. Per la prossima parte avrete anche la seconda strofa. Proviamo. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. È arrivato da lontano per parlarci di Gesù. Ok, basta. Ha rotto i coglioni anche a me. Comunque, sono esseri inutili che vanno uccisi e sterminati dalla faccia della terra. Io qua sto facendo assolutamente niente, quindi direi di andare avanti. Anzi no, vi faccio vedere come si craftano gli strumenti. Qua devo rompere un po'. Rompiti, ho detto rompiti! Bravo. Allora, per esempio, prendiamo questo bel pietrisco. Guarda, c'è un altro stack qua. Prendiamo questo bel pietrisco, guardate qua quanto carbone, e questo è ferro, che dopo vi farò vedere. Prendiamo il pietrisco, ecco. Adesso vi faccio vedere come si crafta. Come si craftano i vari strumenti? Per esempio, prendiamo questo e in questo modo, con questo, ci facciamo la pala che serve per togliere la sabbia, la neve o la terra. Perché ho tolto questo? Ed è molto utile. Poi, invece, per rompere i blocchi più forti, si deve usare il piccone. I blocchi soprattutto di sottoterra. Il piccone di roccia ovviamente è il più debole in assoluto e non fa molto. Però, pazienza, compatitemi. Per ora posso permettermi solo questo, visto che il ferro non lo voglio sprecare. Poi si fa anche l'accetta, che serve al fine di accettare le idee altrui e anche gli alberi. Cos'è? Arbusto di Papuone. Che serve per fare. Che si fa in questo modo e serve per tagliare appunto gli alberi. E poi infine c'è la spada per autodifesa che si fa in questo modo. Anche questa parte non è tra le più divertenti, ma quando andremo in miniera vi assicuro ci sarà da morire da ridere. E quindi boh, io dichiarerei anche chiuso questo episodio molto breve e brutto, perché onestamente, beh, intanto finiamo quest'ascia qua, prepariamoci le finestre. Ah, devo farvi anche vedere come si crafta una fornace, ma non è difficile, lo saprete fare anche voi, no? No, perché siete un branco di ignoranti inutili. Ah, come sono simpatico. Comunque, guarda che bella sta finestra. Io finché non arriviamo da... Facciamo 9 minuti? Sì. Che poi ci metterà un'ora e ora a caricare. Io farei così. Allora, qua mettiamo un blocco. Blend. Pazienza. Quindi io dichiaro chiuso questo altro episodio abbastanza inutile, ma che volevo farvi vedere. Ah, qua. Io vi saluto in questo bel luogo dove mi chiudo come un idiota. E quindi al prossimo episodio. Ciao a tutti. Perché ho fatto questo? Ciao a tutti. Chiuditi!